Per 10 comuni capoluogo la quota di lavori affidati senza gara supera l'80%, è quanto emerge dal monitoraggio dell'anticorruzione. Da nord a sud la situazione è analoga e non sfugge la capitale. A Roma la percentuale è dell'86,51% sul totale delle procedure per un 33,05% degli importi dei lavori. Poco sotto Milano con l'83,33% dei lavori, pari però al 14,29% degli importi. Spicca Firenze con l'87,21% delle procedure e una percentuale sugli importi del 50,54%. Le lavoratrici e i lavoratori della Ruffino di Pontassieve hanno approvato in assemblea i contenuti della contrattazione di secondo livello raggiunto dalla RSU, coadiuvata dalle organizzazioni sindacali FLAI CGIL, FAI CISL, UILA UIL. L'accordo, frutto di una contrattazione durata un anno, prevede un montante comprensivo di premio e benefit di 2.500 euro. Purtroppo, ancora ad oggi, non è possibile definire con certezza l'imposizione fiscale che subiranno gli importi dei premi di produttività. Era al 10%, ma il governo non ha ancora rifinanziato la legge che lo stabilisce.